Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea, volgarmente detto Vidoma, e benvenuti a questo nuovo video. Purtroppo no, quella di oggi non sarà la recensione del primo Rai che tutti si aspettavano, però non vi preoccupate, la farò presto. Ho voluto tardarlo un attimo perché l'altro giorno ho letto nella pagina Facebook di uno youtuber che seguo un post che mi ha un po' incuriosito e quindi voglio prima vedere la sua recensione riguardo il film e poi fare la mia, non per copiargli, ma perché voglio capire tanto un punto in particolare che era presente in questo post. Quindi ho voluto ritardarla di un giorno per così avere un piccolo chiarimento, ma state tranquilli che comunque arriverà. Inoltre mi scuso se per 2 settimane sono completamente sparito dal canale, purtroppo ho avuto qua e là qualche impegno che mi ha tenuto occupato e inoltre 2 settimane fa c'era una recensione a cui tenevo particolarmente, ma che la prima volta che provai a girare mi venne proprio male. Si vedeva che proprio quel giorno non avevo nessuna voglia di girare, quindi tanto valeva rifarla. La seconda volta, appunto per via di un impegno, ho dovuto interromperla a metà e quindi tanto valeva annullarla e rifarla da capo. E la scorsa settimana mi sono beccato un raffreddore che mi ha fatto perdere mezza settimana. La recensione del primo Re avrei voluto girarla questo weekend, ma appunto ho avuto un altro impegno, che è un po' l'argomento di oggi. Infatti, il 2 e il 3 di questo mese si è tenuta l'edizione invernale del Festival del Fumetto di Novegro, che è probabilmente, dopo il Cartoomix, è l'evento nerd più famoso dell'area di Milano. Ed è una fiera a cui sono particolarmente affezionato, ma non ne parlerò io in questo video, bensì un ospite che ho invitato qui a casa mia per parlarne a voi. Ora vado di là a chiamarlo, voi non scappate, mi raccomando, torno subito. Oi, ci sei? Oh, eccomi qua. Scusatemi intanto per il ritardo, però purtroppo ho dovuto riparare un orologio, perché sapete, gli orologi sono molto importanti perché scandiscono il tempo, che è una cosa molto fondamentale per l'uomo. A volte l'uomo non si accorge di come impiegare il proprio tempo e spesso lo sperpera inutilmente. Comunque, piacere, io sono Darian, magari voi mi conoscete come l'orologiaio, io preferisco Darian perché è il mio vero nome, mentre l'orologiaio è un titolo che disumanizza l'essere umano in questione. E mi ha invitato qui oggi quel simpaticone di Vidomo per parlarvi appunto del Festival del Fumetto di Novegro che si è tenuto qualche giorno fa, dove io appunto ero presente. Ho visto anche con enorme sorpresa che molti di voi mi hanno riconosciuto. Questa cosa qui mi ha fatto molto piacere, o probabilmente mi avrete visto in televisione qualche sera, però questa cosa qui mi mette anche un po' di tristezza. Non dovete passare tutto il tempo davanti a quella scatola che trasmette immagini, passatelo fuori all'aria aperta. Per esempio, lì al Festival di Novegro, in quella zona, un tempo era tutta campagna e c'erano case alte al massimo un piano solo e non c'erano quegli enormi padiglioni pieni di nerd e di cosplayer che si guardano ma non si parlano. Questa cosa qui a me dispiace parecchio. Sì, forse è meglio se la smetto di fare il pirla. Io lo so che sto buttando via la mia dignità ogni secondo che passa, ma ormai abbiamo voluto fare questa cosa, facciamola fino in fondo. Come avrete potuto capire, io questo weekend ho portato al Festival del Fumetto il personaggio di Darian, ovvero una delle tantissime personalità di Adrian, il personaggio protagonista dell'omonima serie evento di Adriano Celentano. Guarda, non ci avrei scommesso quasi una lira sul fatto che qualcuno mi notasse. Ragazzi, è stata veramente una sorpresa vedere che ogni 2 passi qualcuno mi fermava dicendo: "Scusa, ma tu sei Darian?" "Sì, sono io. Ci facciamo una foto?" "Ma più che volentieri." Vi giuro, ragazzi, non mi sarei mai aspettato un'accoglienza del genere. Io, ok, magari mi aspettavo che qualcuno ogni tanto qua e là mi riconoscesse. Ragazzi, sono uscito esausto da quella fiera perché ogni 2x3 dovevo fermarmi a fare l'imitazione di Darian e a scambiare 2 chiacchiere con le persone che mi fermavano, cosa che io vi assicuro ho fatto volentieri perché veramente mi ha messo questa cosa qui una gioia nel cuore incredibile e che non mi sarei mai aspettato. E veramente non voglio tirarmela, non voglio fare lo sborone, non ho idea di quante persone mi abbiano fermato. Vi giuro, per far foto, per scambiare chiacchiere, ho conosciuto davvero un sacco di persone a questa edizione. Che cosa non mi era quasi mai capitata comunque. Ho avuto edizioni piacevoli, ma di scambiare così tante parole, quasi, quasi mai, anche perché effettivamente a fare cosplay ho iniziato da poco più di un anno. Prima ci andavo semplicemente come visitatore, come
come appassionato di accento, ho voluto anche iniziare a fare cosplay. Cosa che sto trovando veramente piacevole perché appunto si fanno piacevoli incontri in queste fiere e in particolar modo ci tengo a dirlo perché comunque il Festival di Novegro è stata la primissima fiera del fumetto che ho iniziato a seguire, il primo evento nerd con cui sono stato in qualche modo battezzato nell'ambiente. Erano i primi anni del liceo, quindi mi fa piacere che questo boom, se così si può dire, si è avvenuto proprio durante un'edizione di Novegro. Mi fa davvero, davvero piacere. Sicuramente il momento più alto di questo weekend è stato quando all'improvviso giravo la domenica attraverso le bancarelle e a un certo punto sento suon di chitarra dietro di me e una voce che canta I want to know, I want to know. Mi giro e c'è questo ragazzo che mi sta cantando I want to know perché mi ha riconosciuto. È stato in qualche modo amore a prima vista. Ci siamo messi davanti all'ingresso, sembravamo proprio dei mendicanti giù in una metropolitana e ci siamo messi a fare una cosa tipo questa. Io inscenavo, Darian che cantava, a volte in playback perché non mi ricordavo inizialmente le parole, e Manu accanto a me che suonava la chitarra e cantava. È stata una cosa fantastica, cioè ci è venuta addosso la folla, tanto a un certo punto ho detto, ma senti, mettiamo giù un cappellino che ci lascia magari giù le monetine. No, davvero ragazzi, è stata una cosa fantastica. Metto le mani avanti, ci tengo a dire che questo non è un video pro Adrian. Io la seguo la serie perché quella serie raggiunge vette irraggiungibili e quindi io sono sempre curioso di vedere che cosa sforna quella serie, però non devo scoprire che questo video è stato utilizzato come è successo con alcuni precedenti youtuber, ovviamente più famosi di me, negli scorsi giorni, dove praticamente avevano usato parti di recensioni negative di Adrian, ma erano state montate così bene che sembrava che lo stessero promuovendo addirittura. Quindi io mi dissocio, non utilizzate questo video per promuovere Adrian. Io andrò avanti a seguirla, però per favore non fate questo. Voi non immaginate che caldo in questo momento, c'ho la parrucca, tre magliette e una gobba fatta da uno zainetto. Voi non potete immaginare che inferno io stia passando in questo momento. Soffermandomi invece sugli acquisti, così mi ricollego in parte alla mia rubrica fumettistica, in questa edizione ho voluto recuperare, allora, un po' di Dylan Dog vecchi, che era da un po' che non ne recuperavo, ne ho presi 5, fortunatamente 1 euro ad album. Perché se no ho poche occasioni di recenti di poter prendere vecchi numeri e soprattutto a prezzi preziosi bassi. Un paio erano imbustati, ma grazie al cielo non costavano tanto. Ho voluto poi prendere 3 numeri di una serie che ho iniziato di recente, sempre Bonelli, ovvero Dampir, che me l'hanno consigliata in tanti. Avevo comprato i numeri recenti, sono voluto andare a prendermi i primi numeri. Il primo l'avevo già recuperato, infatti ho preso il 2 per continuare. E poi ho preso a random alcuni numeri. Questo qui in particolare, il 136, Harlan contro Draka, l'ho visto in una lista che è considerato uno dei più importanti. Quindi uno l'ho preso a random, che è il 115. Questo qui invece ho voluto, sono andato proprio a sceglierlo. Poi ho preso un numero di Nathan Never, che in questo caso è il numero 157, Ultimatum alla Terra, che anche questo qui è un numero alquanto importante, e ho voluto prendere anche il primo numero di Lex Weaver, ovvero la companion di Nathan Never, che secondo me come personalità a volte lo supera anche. Ho voluto recuperare il primo numero. Poi ho voluto comprare il primo album di una serie scritta da un'autrice che seguo da anni su Facebook, perché appunto la mia prima fiera, penso fosse proprio la prima fiera di Novegro, avevo pescato uno di quei numeri che danno gratis quando devono lanciare un prodotto all'ingresso, che è Elena Mirulla e la serie Sexy Tales. Lo so, sembra una cosa da depravati, e in parte un po' lo è, ed è praticamente questa cosa qui che io trovo geniale, che da anni seguivo appunto sui social. Ed è questa rivisitazione in chiave erotico-comico, ma non eccessivamente volgare, delle fiabe, dei classici delle fiabe, non so se siete. Mi piace perché, non, secondo me, anche se ci sono scene di nudo, non è volgare, perché da come è disegnato rende tutto molto più
simpatico, cartunesco, innocente, nonostante ci siano anche delle scene molto, ma molto molto spudorate. Poi mi hanno lasciato questo volantino di un evento che si terrà a Rivoli, in provincia di Torino, il 6 e 7 aprile, dove appunto sarà presente anche l'autrice per il firmacopia. Non so se ci andrò, magari qualcuno che mi segue è fan di questa serie, magari potrebbe incuriosirsi al riguardo. E infine, siccome necessitavo di magliette e le mie magliette sono prettamente nerd, mi sono fermato allo stand della Roli, dove facciamo magliette veramente fantastiche a tema nerd, e ne ho comprate tre. La prima è questa qui, se, non so se riuscite a leggere, ma c'è scritto One beer to rule them all, una birra per domarli tutti. Mordor Darkhale, assolutamente fantastica questa qui. Poi una legata a un gioco che ha fatto la mia infanzia, che è ovvero questa qui con tutte le armi di Metaslag e Marco sotto in posizione di vincente. Scegli la tua arma, c'è scritto qui. Assolutamente bellissimo. Tra l'altro Marco Rossi io l'ho portato come cosplay al Rimini Comics di quest'estate. E infine una maglietta legata al mio film preferito, del quale appunto avevo già fatto lo speciale che linkerò qui sotto se volete vederlo. La maglietta del Kurgan, il cattivo di Highlander. Questa è probabilmente quella che meno mi sarei aspettato, perché non ti aspetteresti in uno stand nerd di trovare una maglietta legata ad Highlander, eppure sono riuscito a trovarla, è assolutamente fantastico. Io in questi giorni, preparatevi chi mi conosce, perché mi vedrete girare solo con queste magliette. Allora, io qui credo di aver detto tutto. Mi ha fatto molto piacere poter parlare di nuovo a voi. Io adesso vado perché si sta facendo tardi e via Gluck è molto lontana. Ci vediamo, è stato un piacere. Mamma mia, che male la coppa. Eccomi qui di nuovo. Madonna, come mi ha conciato la testa. Allora, ragazzi, io spero che questo vlog particolare vi abbia in qualche modo divertito e intrattenuto. Fatemi sapere in un commento se eravate presenti anche voi questo weekend a Novegro. Fatemelo sapere in un commento qui sotto. Se per caso magari mi avete visto ma non mi avete riconosciuto perché ero conciato in quel modo. Se avete comprato qualcosa, quali esperienze avete avuto, chi avete visto, se avete portato anche voi un cosplay. Insomma, fatemelo sapere in un commento qui sotto. Mentre se non eravate soliti seguirmi, ma siete capitati in questo video perché avete riconosciuto il personaggio di Darian e mi avete visto appunto alla fiera, per favore lasciate pure un commento con un paio di saluti, due chiacchiere così da scambiarci, perché mi farebbe davvero molto piacere. Tra l'altro, mi sono dimenticato di ringraziare Victor Laszlo 88 per aver condiviso sulla propria pagina la foto del mio cosplay, perché appunto l'ho incontrato in fiera insieme a Matioski e dei Plisken ed è stato veramente bello. Grazie mille, soprattutto per i complimenti che ho ricevuto sotto quel post. Abbiamo iniziato poi a parlare appunto anche della serie evento e ci siamo messi veramente a sperticare su argomenti allucinanti. Alcune tesi ci sono state anche in qualche modo confermate nella quarta puntata che è uscita ieri, quindi veramente è stata una conversazione molto ma molto piacevole. Quindi il video finisce qui, io spero vi sia piaciuto e che non vi abbia annoiato. Se vi è piaciuto questo video mettete mi piace, se non vi è piaciuto non mettete non mi piace, ma scrivetemi in un commento qui sotto cosa e perché non vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale se volete, condividete pure questo video, ma se volete seguirmi più da vicino potete mettere mi piace alla pagina di Facebook di questo canale che linkerò qui sotto nelle descrizioni. Il video finisce qui, il vostro Daria Vidomo vi saluta. Ciao!